non solo in TV. Lo vedi quando vuoi tu. Every night they line up outside my dressing room. Some bring me roses, some brown rest me the moon. È con grande piacere che con noi a Videotop troviamo Lilly Roccia. Benvenuta Lilly. Grazie. È nostra ospite a distanza di qualche tempo, però lei è un'amica dell'Italia oramai, no? È un po' di anni che sei qui. Sono da noi. Sono sempre stata amica dell'Italia. Cioè, sin da bambina, insomma. Mi dicevi che agli inizi, infatti, hai iniziato proprio a cantare anche Patti Pravo, le prime... Quando ho cominciato a cantare in italiano, le canzoni che ho imparato, le canzoni di Patti Pravo, di Nina, di Milva, questi cantanti qui, e il fatto di mi piacere così tanto Italia e di parlare italiano, di cantare in italiano, questa è una cosa da quando ero piccola, ma oggi, come oggi, non voglio più dire, perché la gente pensa, quando io parlo molto, che io parlo per fare felice agli italiani, che loro non hanno bisogno. Decidete voi se amo Italia o se non amo. io non posso più parlare di questo amore che ho parlato per tanti anni qui. La prima volta che ho cantato in italiano avevo un'emozione pazzesca, la felicità più grande del mondo. Mi sono detta, se adesso canto in italiano riesco a fare tutto nella mia vita. Era così l'idea che avevo. E nei primi album volevo cantare solo in italiano, ma il mio editore mi ha detto, no, tu sei brasiliana, devi cantare in portoghese, noi abbiamo i nostri cantanti italiani. Cantare in inglese è stato un bisogno, perché se vuoi fare un successo internazionale devi per forza cantare in inglese. Italiano è stato veramente un sogno, e questo ho detto anche in America quando ero in scuola, perché loro parlavano molto, la gente, ogni volta che arrivava le persone dovevo presentarmi, dovevo parlare di me stesso. Io dicevo, perché io mi sono innamorato di questa lingua, mi sono innamorato di questo paese, che non succede solo con me, con tanti brasiliani. Solo che arriva un punto, quando sta facendo una carriera in Italia che parla molto di questo, la gente dice, ma non è vero, lei vuole fare una carriera in Italia. Adesso non so più cosa dire. Questo discorso legato agli Stati Uniti, dove proprio hai avuto anche un'esperienza discografica con tanto di live, no? Anche lì potevi presentarti con la tua lingua, invece hai voluto cantare in inglese, no? Ho voluto cantare in inglese, è stata una sfida molto grande, perché cantare in inglese per gli americani era un po' difficile. Invece dopo che ho fatto questo passo mi sentivo molto più felice, perché devi avere coraggio nella vita. Non è stato facile, ma ho riuscito a fare, e loro erano molto felici, mi diceva delle cose bellissime, che avevo un accento molto bello, che per loro era bello di sentire una brasiliana, baiana, cantando in inglese, che è un accento molto piacevole. Perché noi in Bahia abbiamo un accento nostro, tutto nostro, diverso, che la gente in Brasile ama. Come noi parliamo, c'è un modo di parlare mezzo cantato, mezzo bambina, queste cose piacciono molto alla gente. Ma è forte, è un accento molto nostro. Col tempo fuori del Brasile ho perso un po', e questo mi ha aiutato adesso cantando in inglese. Quando risale la tua prima esperienza discografica? 2003. Lasciami sognare, mi deixa sognare. Ho vinto il disco d'oro in 2003 in Italia. E nesse meu mundo dinheiro só valores e prestígios. Dê sua mão, me segura bem forte. Oltretutto da lì, appunto, abbiamo detto diverse esperienze. A proposito di quella americana, so che c'è stato anche un remix che è andato molto forte in classifica in Billboard. Ma abbiamo parlato, sì, è vero. È quella cosa che ti dico, non mi sono neanche pensato questa cosa. La gente vicino a me, che lavora per me in America, Mattia, mio produttore, molto emozionato, lì guarda che tu sei 27 posto, e quello ha detto, sì, grazie, ma loro, ma tu non sei felice? Perché dopo che fa un lavoro, che lavora tanto, succede queste cose, penso che è normale. Poi quando lavora per tanto tempo e lotta, quando arriva il risultato, tu dici, wow, bello, ma non è che
Non è che ti amo. Per sua mamma sicura vengo a tanta gente che ha fortuna, ma se questa fortuna esiste, non lo conosco, ho dovuto lavorare veramente tantissimo, tantissimo. E lasciare le persone carissime per restare in Europa, per lavorare qui. Allora, credo che la fortuna esiste, ma devi dare da fare. La fortuna non viene. Questa è la mia filosofia. Credo che tutti noi abbiamo la fortuna, ma se noi dobbiamo farla venire fuori. È difficile per una persona di avere successo senza avere l'esperienza. Oggi, una volta quando ho cominciato a cantare veramente professionale, volevo subito avere successo. Ma adesso con tutti gli anni che ho capito che è stato meglio così, perché posso parlare qualcosa, ho qualcosa da raccontare. Posso aiutare anche le persone che stanno arrivando. Non avere tanta fretta per arrivare, importante è la strada, se non è il sole l'arrivo. Di fare piano, chi va piano va sano e va lontano. Noi siamo particolarmente felici di aver incontrato Lily e oltretutto so che stai lavorando al nuovo album, e allora ti strappiamo una promessa: giugno ritornerai qui nostra ospite, così parleremo di questo nuovo lavoro. Sicuramente. Ok? Allora un saluto ai telespettatori di Video Top da Lily Rocha. Saluto. Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu.